Vlahovic, bravo Sirigu, ma insomma lo scavetto è ancora Fiorentina, ancora Vlahovic, para Sirigu, Odriozola, gol! Il vantaggio della Fiorentina con Odriozola al 14esimo, ce l'avamo spesi, con i complimenti per il laterale spagnolo Odriozola, e lui è andato a fare gol. Ancora una volta Sirigu aveva salvato su Vlahovic sulla ribattuta, Odriozola la fa passare sotto il portiere, 14esimo, stavamo dicendo, è successo tanto, manca il gol, ecco il gol, Odriozola, Fiorentina 1-0. E non so se hai visto, ma Vincenzo Italiano è andato non da Odriozola ma da Vlahovic a dirgli qualcosa adesso, probabilmente non ti abbattere. Anche Odriozola, dopo aver segnato il gol, è andato subito ad abbracciare l'attaccante serbo, per prima cosa perché il primo tiro lo aveva effettuato lui, sulla ribattuta si è trovato Odriozola che è riuscito ad andare in rete, ma tutti i compagni sono andati su Vlahovic, Gonzalez per primo, per dargli coraggio dopo l'errore che ha effettuato da dischetto. Anche su questo c'è una check alla VAR, perché non tanto la prima panchina, c'è solo Dronkowski, attenzione Fiorentina, ancora la parata di Sirigu, la ribattuta e il gol della Fiorentina con Bonaventura che va a segnare il gol del 2-0, 34esimo, direi che era nell'aria, azione della Fiorentina, palla al centro, primo colpo di testa, ancora una gran parata di Sirigu, il povero Salvatore Sirigu che adesso è abbacchiato sul palo alla sua destra, come dire, io i miracoli provo a farli ma non servono neanche quelli, aveva respinto il colpo di testa ravvicinato ma su piedi di... come a dire, la metto dentro, tiri, dalla rincorsa sembrerebbe la prima, e quindi che la mette dentro, poi però allunga la rincorsa, parte Biraghi, tiro, rete! 3-0, sinistro di Biraghi, a giro, non la vede partire sulla Sirigu, che si tuffa con un attimo di ritardo, la signora forse, ma non la ferma, 41esimo, Fiorentina 3, Genoa 0, davvero un dominio assoluto. È un'esultanza anche particolare quella di Biraghi, andava a cercare qualcuno in panchina per esaltarsi dopo questa battuta perfetta del calcio di punizione, e poi i baci ai tifosi della Fiorentina che in questo momento lo stanno ricambiando con un applauso. Quindi 3-0, a questo punto limitare i danni per la formazione rossoblu e sperare in tempi migliori anche in avversari più malleabili, ma ancora Fiorentina, pallonetto, ed è il 4-0 e va a segno lui, non poteva mancare. Vlahovic, 5 minuti, Fiorentina 4, 0-0, non c'è la curva Fiesole, 5.000 spettatori, esulta, chiede ancora scusa, ma sempre in questa esultanza, visto che ormai noi dobbiamo studiare le esultanze, vedi quella di Dybala sabato, quasi un saluto perché sta quasi girando tutto il punto. Non credo, guarda, perché lui non ci pensa neanche a lasciare la Fiorentina adesso a gennaio, non ci pensa lui, non ci pensano soprattutto i suoi agenti, sta continuando a chiedere scusa, lui è così, è un giocatore che ci tiene molto alla maglia della Fiorentina. E così tira e segna il gol del 5-0 al 23esimo, è un tiro al bersaglio, doppietta su punizione di Biraghi, adesso ti sfido con le statistiche, quale giocatore della Fiorentina, non lo so, ha segnato due gol direttamente su punizione. No, non lo so neanche io, e soprattutto faticherei, dovremmo tornare molto indietro, però sono state due punizioni davvero perfette da parte del capitano della Fiorentina. Adesso abbiamo capito bene o male qual è la sua posizione, da lì diventano tiri imprendibili. Tra l'altro il primo di Potenza, questo addirittura a girare. Lui per esempio... Siamo a 6, il sesto gol da parte della Fiorentina, lo mette a segno di testa il più piccolo di tutti, Torreira. Cross dalla sinistra sul secondo palo, Torreira impatta e segna il gol del 6-0, minuto numero 31. Si gioca a tennis stasera qui al Franco. Sì, è stato un bel gol cercato da Torreira, il colpo di testa, è tutto dire, insomma, se...